Allora, io chiedo a Francesco Marinelli di chiudere, no? Visto che è della Regione Veneto ed è promotore del progetto Fresh, no? Quindi di chiudere appunto perché avevamo una questione di tempi. Credo che sia stato un pomeriggio assolutamente utile e interessante. Daremo continuità alla cosa e mi fermo qui, prego. Grazie. Sono consulente della Regione Veneto sul progetto Fresh, che è un progetto che mette insieme 11 regioni d'Europa sul tema della sostenibilità. Quindi sono qui perché mi sono occupato per conto della Regione Veneto di cosa vuol dire sostenibilità, cosa le regioni in Europa stanno facendo, buone pratiche da rendere condivise. Non sono dell'Alto Vicentino, me ne dispiace. Però questo mi pone una condizione di essere un po' un osservatore. Allora, oggi c'erano due temi in discussione: costruire comunità sostenibili. Ora, venendo dall'esterno, quello che io vedo è forse c'è una comunità che si è sfilacciata, ma la comunità c'è. Cioè, questo è quello che percepisco, ecco, nel senso che probabilmente anche la difficoltà del momento economico, ma anche aver perso un treno di 10 anni fa, una serie di cose hanno forse deteriorato il senso della comunità, ma questa comunità esiste e il fatto che oggi si è tutti quanti insieme. Sul tema della sostenibilità invece, ecco, cioè sostenibilità non è pensare alle infrastrutture, alla rete stradale, alla banda larga, è un po' pensare a cosa lasciamo ai nostri figlioli. Lo si chiama il paradigma della sostenibilità, è un salto di paradigma, passare da un modello di sviluppo che ovviamente dimostra di non reggere per andare a un altro. È come sull'efficienza energetica delle case. Io mi sono stufato di partecipare a convegni dove si parla dell'efficienza energetica delle case. Io sono un ingegnere, io quando progetto una casa, scusate, è efficiente, non la chiamo casa sostenibile, è il mio lavoro rendere efficiente una casa che progetto. E le strade, e la banda larga, le infrastrutture, gli ospedali dovrebbero far parte di una ordinarietà di buona gestione e amministrazione, non è sostenibilità. Questo non vuol dire che non bisogna farlo, anzi si dà per scontato che si fa, ma capire come andare verso la sostenibilità è un discorso un pochino più complesso e penso che oggi siano stati messi le fondamenta per poter continuare questi incontri, però per capire cosa vuol dire e cosa fare sulla sostenibilità. Io l'altro giorno ero a una tavola rotonda a Confindustria a Roma, gli scenari attuali complessi, e lì anche emergevano con chiarezza alcune problematicità che insomma, mi fa piacere riportare. Uno, il buon uso delle risorse, un dato che non conoscevo. Quanto è stato l'investimento sul fotovoltaico in Italia negli ultimi 5 anni? 80 miliardi di euro. Allora, io sono il primo a dire che bisogna fare rinnovabili, non vuol dire fare fotovoltaico. 80 miliardi di euro è una somma che, se indirizzata in maniera mirata, attenta, dividendola tra progetti, probabilmente un contributo più concreto lo davano, tenendo presente che poi di molti di questi 80 miliardi di euro sono andati da un'altra parte, l'economia locale, la necessità di consolidare l'economia locale. Altro dato che emergeva con forza: l'Italia ha, è vero, un indebitamento altissimo, però ha una capacità di investimento pro capite unica al mondo. Cioè non è che siamo diventati improvvisamente i più poveri del mondo. Il problema è che noi non abbiamo fiducia nel nostro paese, per cui la gente prende, apre i conti e li porta in Svizzera, se deve investire preferisce investire in Cina e non investire sul tuo territorio. Quindi il problema è quello di ridare il senso della comunità fondamentale, di aver fiducia che in questa comunità si produce un valore sostenibile, cioè che trasmettiamo ai nostri figlioli. E questo manca il senso della prospettiva, cioè non investiamo noi sul futuro del nostro paese. Cioè questo è problematico. Poi la sostenibilità è
paesaggio, ambiente, storia, cultura, industria, artigianato, tutto quello che vogliamo, sapendo, e io lo dico sempre, sostenibilità ha due concetti alla base. Uno, migliorare la qualità della vita delle persone all'interno della capacità di carico degli ecosistemi. Cioè, se noi consumiamo più di quello che il nostro pianeta ci è capace di riprodurre, noi stiamo dando un futuro ai nostri figli. E lì bisogna capirsi allora come mantenere valore a una comunità, sapendo che forse quello del PIL, e qui torno al progetto Fresh, non è l'unico elemento che testimonia, che fa leggere il benessere di una società, di una comunità. All'interno di questo progetto europeo, e chiudo, queste 11 regioni scambiavano buone pratiche di sostenibilità. Allora, è stato ritenuto che una buona pratica della regione Veneto esportabile, che altre regioni stanno importando, è quella sull'edilizia sostenibile. La buona pratica che la regione Veneto sta importando è quella di individuare qualcosa che sia capace di misurare, di dare valore economico ai diversi elementi che caratterizzano la sostenibilità. Perché se noi non diamo valore economico al paesaggio, all'agricoltura, alla storia, a questi edifici, siamo poverissimi. Se noi cominciamo a mettere nella contabilità tutto questo valore, quindi non è solamente il PIL, allora è più complicato. Allora, una delle indicazioni, e questo è un lavoro che io spero la Regione continui, è quella di riuscire a trovare un metro. Ho sentito che i comuni del San Pierese hanno adottato questo. Perché poi bisogna, ecco, oggi qual è la sostenibilità della comunità dell'Alto Vicentino? L'anno prossimo quanto sarà? Allora è fondamentale darsi una scala, degli obiettivi e confrontarsi per obiettivi. Siamo cresciuti, siamo diminuiti. E un'altra cosa che ritengo importante, l'assessore di Capannero parlava dell'edilizia sostenibile, no? E diceva casa in legno. Io novembre 2011 sono stato chiamato a RAE, Finlandia, Ostrobosnia, perché il governo nazionale aveva dichiarato il centro storico di questo comune, RAE, patrimonio nazionale, perché c'è una delle pochi centri storici, diciamo storicizzato, risale al 1800 e rotti, detto bah, in legno. Allora, e siccome volevano capire come fare un piano di interventi sostenibile sul centro storico, mi hanno chiamato per poter condividere delle cose. E centro di legno, centro casa in legno, gli ho chiesto, ma oggi il mercato delle case in legno in Finlandia, ovviamente boschi eccetera, qual è? Ah, in Finlandia è vietato costruire case in legno. Perché? Tutti i centri storici che erano in legno si sono incendiati. Allora, fare edilizia sostenibile non è costruire case in legno. Se tutti costruissimo case in legno, non ci sarebbe legno per tutti. Perché oggi si costruisce in legno ed è sostenibile? Perché è stata attualizzata ad oggi il costruire in legno. Un'altra filiera, che è quello del laterizio, della pietra, eccetera, non è stata capace di far questo. Quindi è sempre l'innovatività l'elemento di sostenibilità. Per cui non è che quelle in legno sono sostenibili e quelle in laterizio no, è che una è stata resa coerente grazie all'innovazione di processo. Case in legno si sono sempre costruite, come si sono sempre costruite case in pietra, in terra, in mattoni e così via. Allora, quello su cui bisogna puntare è avere chiaro l'obiettivo della sostenibilità. Cerchiamo di attribuire valore a tutto ciò che caratterizzerà la vita dei nostri figlioli, perché io vorrei dare qualcosa, vorrei lasciare qualcosa ai miei figlioli. Due, in un processo che deve essere innovativo. Quindi non è la cassa in legno, non è il pannolino, eccetera. È una visione prospettica, per cui tutto deve essere legata in un filo che caratterizza il senso di comunità, perché altrimenti non siamo più uomini, all'interno di una visione di sostenibilità. Io ho l'impressione che questa comunità abbia intrapreso questo percorso. Quello di creare comunità sostenibili, la proposta fatta all'inizio, eccetera, è quella da percorrere.
serve dare continuità, cioè se oggi ci si lascia e poi non ci saranno momenti di confronto successivi diventa difficile. Io spero che questo diventi un esempio per la realtà non solo del Vicentino più generale. Altro. Allora io credo che Francesco Marinelli non poteva chiudere meglio, perché ci ha fatto un discorso di prospettiva. Ringrazio tutti, come dicevo prima, siamo un po' di fretta, ci aggiorneremo l'anno prossimo, almeno in questo, per il resto noi i nostri compitini li faremo, va bene? Grazie a tutti, buonasera.